dove iniziamo? Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Sembrano passati anni, letteralmente, e sono tornata, ma questo, anche se è una frase che ho appena sentito da un video di Shanti Leaves, non è il mio gran ritorno. Ma questo è il racconto di una grande conquista e anche di una piccola vittoria. Non dico personale, perché io ho fatto ben poco, perché purtroppo sono limitata in quello che ho potuto fare, ma una piccola vittoria personale, perché grazie a tante altre figure dietro ho recuperato questo canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Marina, ho 24 anni. Più di un mese fa, ormai quasi due mesi fa, mi è stato rubato questo canale per la terza volta. Tutte le altre volte sono riuscita a recuperarlo tipo il giorno dopo, grazie alla mia agenzia. Questa volta no, ci sono voluti due mesi. Io l'ho recuperato ieri, quindi siamo freschi freschi, e ho raccontato quello che è successo su TikTok, ma andiamo per gradi. Diciamo, vi dico proprio in brevissima: il 13 aprile io mi sono resa conto che tante persone mi dicevano: non c'è più il tuo canale sta trasmettendo live, ma ha cambiato nome. Insomma, c'erano delle persone russe che avevano cambiato, mi avevano praticamente cambiati connotati a qualsiasi cosa, il mio profilo Google, legato ovviamente al mio account YouTube, avevano cambiato il nome del mio account YouTube, avevano tolto tutti i miei video, avevano tolto l'accesso ovviamente di qualsiasi cosa, cambiato anche la foto, insomma non era più il mio canale, era proprio un altro canale dal quale trasmettevano delle live vendendo criptovalute o trading, insomma quelle robe lì, appunto queste persone russe. Io me ne sono accorta subito e ho subito allertato l'anti-hacking. Ora, qual è stato il problema? Perché ci sono voluti due mesi, perché non si trattava di dover recuperare il mio canale, ma si trattava di recuperare il mio account Google che era stato violato e che era stato, diciamo, preso in mano da queste persone che avevano cambiato le email di recupero, i codici di backup, i numeri di telefono, ma si erano dimenticati di togliermi l'accesso. Quindi io, disperata, perché dal telefono non avevo più l'accesso, entro sul computer, provo a smanettare così colà e avevo l'accesso. Quindi ho visto i numeri di telefono che erano stati inseriti da questi tizi e anche le mail di recupero, con la nuova mail che aveva invece di .it .ru. E vabbè, quindi questo è quanto. Tutti i miei video ovviamente sono scomparsi, eccetera eccetera. Qual è stato il problema, appunto? Che una volta che ho recuperato l'account Google, che è stata una cosa semi impossibile, perché non si tratta solo della mia agenzia che c'era in mezzo, si trattava dell'anti-hacking della mia agenzia, del mio manager, non personale, ma la persona, diciamo, che si occupa di tutto l'aspetto manageriale dell'agenzia, i canali preferenziali, insomma quello che è, ma anche l'anti-hacking di Google. Quindi non è che era una cosa che dovevo gestire io, cioè non stiamo parlando di ti hanno rubato l'account, hai cambiato la password, ti hanno tolto l'accesso. No raga, ci hanno messo due mesi, quindi vuol dire che questi proprio lo volevano il mio canale, lo volevano perché evidentemente per i loro criteri era un bersaglio perfetto per poter vendere le loro criptovalute, bitcoin, quello che cavolo era. Comunque, non solo questo, ma una volta recuperato l'account Google, io mi sono accorta che il mio canale YouTube non esisteva più, quindi non c'era nemmeno quell'account che prima era mio, ma che appunto non aveva più il mio nome, ma si chiamava XY, con una foto ovviamente diversa, di soldi. Quindi appunto il problema non era soltanto il fatto che mi fosse stato rubato l'account, ma era lo scopo, cioè queste persone stavano facendo delle cose che YouTube considera illegali. Illegali è che, diciamo, in qualche modo oltrepassano le linee guida della community. Quindi, cosa ha fatto YouTube? Evidentemente, io adesso non ho la cronologia, la hanno ovviamente gli anti-hacking, le persone dietro l'anti-hacking, eccetera. Però diciamo, quello che ho capito è che fondamentalmente il mio account, di cui proprietà era di Marina Accusato, in teoria, e ovviamente, cioè nel senso, loro sanno che è di Marina Accusato perché è stato fondato nel 2015 dalla posizione di Catanzaro Lido, eccetera, ok? Il problema è che in quel momento quel canale, a prescindere, aveva violato le linee guida della community. Evidentemente YouTube ha mandato degli avvisi al canale, che ovviamente non c'ero io dietro questo canale, c'erano queste persone, e loro se ne sono fregate, hanno continuato, così YouTube ha chiuso il canale. Quindi questo canale, che in teoria era il mio, ma non c'ero più io dentro, è stato chiuso per violazione di linee guida della community. Quindi non solo l'anti-hacking ha dovuto tirare fuori le persone che erano là dentro, tirare fuori le persone che erano nel mio profilo Google, rifarmi, cambiare tutto, cambiare la mail, cambiare ovviamente password, creare i codici di backup, eccetera eccetera, ma
ha dovuto in qualche modo dimostrare a YouTube che sì, erano state violate le linee guida, ma non da me, che sì, sono la proprietaria del canale, ma non in quel momento, perché ero stata truffata, cioè nemmeno truffata, non so nemmeno come si dice. Però insomma, queste persone mi hanno rubato sì l'identità, il canale, insomma quello che è. E io dopo 2 mesi quasi ci avevo perso le speranze, benché tutti quelli che ci stavano lavorando dietro erano veramente persone incredibili, mi tenevano aggiornata, mi spiegavano passo passo quello che potevo limitatamente fare io, benché tutto il lavoro l'abbiano fatto loro. Ma dopo 2 mesi mi rendo conto che veramente non ci speravo più. Ieri, bellissima notizia, un paio di settimane fa sono riuscita a recuperare il mio account Google e ieri è stato sbloccato il mio canale YouTube. Quindi questo è ufficialmente il primo video. E quindi questa è la storia di quello che è, insomma, è successo proprio nella pratica. Adesso vi parlo un po' dell'aspetto psicologico. All'inizio è stato una valanga di emozioni. Allora, la prima mi sono sentita persa, perché io ho fatto 6 anni di YouTube, quindi avevo perso tutto quello che avevo fatto, perché io non ho i miei video salvati da nessuna parte, se non quei 2 video importanti che sono sull'hard disk, ma in generale non è che posso tenere 300 video in giro salvati, quindi avevo perso tutto. Avevo perso la mia fonte di guadagno, perché comunque io ho sempre avuto una forma, un'entrata da YouTube, e quella per me era una sicurezza, nel senso sapevo che magari non dovevo pensare troppo a per dire al viaggetto che volevo fare d'estate, perché tanto avrei usato i miei guadagni tramite il mio canale, che era il mio lavoro principale, come primo impegno della mia vita. Io sono una studentessa universitaria, frequento il primo anno della specialistica, mi sono laureata l'anno scorso e quindi diciamo io studio principalmente, ma ammetto che YouTube era il mio lavoro. Quindi il fatto di perderlo mi ha veramente fatto crollare un mondo. Allo stesso tempo io stavo vivendo una situazione molto contrastante, di cui vi parlerò in un video a parte. Quindi in qualche modo il non dover più pensare ai video da caricare e alla mia figura su internet e agli argomenti di cui parlare, eccetera eccetera, in qualche modo mi ha fatto prendere un respiro di sollievo, e in queste settimane io ho pensato a cosa voglio fare davvero. Non sono arrivata ad una risposta per quanto riguarda YouTube, ma ho raggiunto, diciamo, una consapevolezza tale da capire cosa voglio invece farne del mio Instagram, che sta andando una bomba. Ma ancora di più, ringrazio, tra virgolette, perché io sapete come sono fatta, devo sempre trovare i lati positivi delle vicende, ringrazio YouTube e quello che è successo, perché mi ha fatto veramente sbattere la testa contro uno spigolo, e quel crollo mi ha creato un turbine di emozioni tale da mettermi in gioco e da dire ok, ma io sai che c'è? Io sto spaccando sui reel di Instagram. Ma se tutti parlano di TikTok, ma perché io non mi devo aprire TikTok? Vabbè, in poche parole, io è da un mese che ho TikTok, sono andati virali praticamente la metà dei miei video, sto andando una bomba, mi sento in un veramente uragano di creatività, sono sempre più motivata da quello che sto facendo, dal lavoro che faccio, dagli obiettivi che sto raggiungendo. Allo stesso tempo sono felicissima di studiare, di raggiungere i miei obiettivi dal punto di vista universitario, e quindi posso dire veramente di essere felice della mia vita al 100%, non cambierei niente, e sono proprio in un punto della mia vita sereno, felice, e io non ho paura di dirlo. Io non sono una di quelle persone che ti chiedono come stai, io guarda si va avanti, no, io sono felice, non ho paura di dirlo, sono serena, sono tranquilla, e veramente non so come ringraziare tutte le persone dietro questo lavoraccio di 2 mesi che mi hanno tirato fuori dalla cacca fondamentalmente. E grazie a chi è rimasto sempre con me su questo canale, chi non si è disiscritto pur non capendo cosa stesse succedendo, grazie a tutte le persone che sono arrivate su TikTok. Io in un mese ho fatto 5.000 follower, non so nemmeno come, 5.000 ancora no, 4.900 in un mese, è un numero di mi piace, di visualizzazioni a bob, cioè io non me lo sarei mai aspettato. Ho pubblicato un video tipo 10 minuti fa ed è a 60.000 visualizzazioni, e su TikTok sto veramente facendo vedere il 100% di me in maniera naturale, sincera, trasparente. Parlo anche tanto di me e mi piace da morire, quindi io ancora non so che fine farà il mio canale YouTube. So che quando avrò qualcosa da dire sarò qui a parlarne con voi, se avrò qualcosa da farvi vedere sarò qui. Niente, sono davvero molto felice, io vi mando un bacio
e vi spiegherò meglio negli altri video poi tutto quello che è successo, insomma. Quindi sono felice, sono felicissima, grazie e buona giornata. Ciao!